Venerdì 5 aprile del 2013, buongiorno, buongiorno con Uno Mattina Caffè. Buongiorno, io saluto Roberto Moretti, presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Sport Orientamento. Buongiorno. Buongiorno, e Roberta Falda, atleta di Trail Orienteering. Orienteering, bisogna pronunciarlo bene perché lo ridica un po', Orienteering, Trail Orienteering. Perfetto, proprio così. Allora, vogliamo spiegare intanto agli spettatori di che cosa si tratta? Sì, l'orienteering è uno sport in cui il concorrente deve compiere un percorso transitando attraverso una serie di punti di controllo. L'abilità sta nello scegliere il modo con cui si transita da questi punti. Esistono quattro differenti discipline, tre discipline in cui l'aspetto del tempo finale della gara è quello che determina il vincitore. Intanto dove si svolge? Si svolge principalmente in ambiente aperto, nei boschi, ma si può praticare tranquillamente anche nei parchi urbani e sta prendendo piede anche la pratica nei centri storici. Naturalmente stiamo parlando di una pratica che è accessibile anche ai disabili. Sì, come stavo dicendo, oltre alle tre discipline di pratica a piedi o in mountain bike o su sci da fondo, esiste una quarta disciplina che è specificamente dedicata ai normodotati e ai diversamente abili. In questo caso il tempo non conta più, ma conta soprattutto la precisione con cui si riesce a individuare gli elementi sul terreno. Roberta Falda ha avuto un'esperienza non felice, devo dire, un infortunio, e però lei è una campionessa mondiale addirittura di trail orienteering. Sì, io per tanti anni ho praticato la corsa di orientamento e poi dopo qualche anno fa in realtà non ho più potuto correre e di conseguenza sono passata quasi per caso al trail orienteering, avendo già una base tecnica e ho imparato subito e a quanto pare ho avuto dei risultati e nel 2007 ho vinto il campionato del mondo in Ucraina. Beh, direi che diventare campione del mondo, insomma, no, si può partecipare, ma arrivare a diventare campione del mondo è una bella soddisfazione. Direi di sì. 2014 che cosa succede? 2014 l'Italia ospiterà la manifestazione più importante in assoluto, cioè i campionati italiani assoluti di orienteering. I campionati mondiali assoluti di orienteering saranno sia di corsa d'orientamento che di trail orienteering. In questo senso, con il CIP, con il Comitato Italiano Paralimpico, abbiamo un rapporto stretto anche di diffusione, partendo anche dalla pratica nelle scuole, dalla pratica nei giochi sportivi studenteschi e nella crescita di atleti paralimpici, proprio anche in vista di questi campionati che saranno in Veneto e in Trentino. Grazie a Roberto Moretti e a Roberta Falda, in bocca al lupo con l'orienteering.